Cambia il regolamento per il calcolo delle rette nei servizi per l'infanzia 0-3 anni. Approfittando infatti dello stanziamento straordinario del Ministero dell'Istruzione, il Comune di Faenza e l'Unione della Romagna Faentina hanno deciso di rimodulare l'intero regolamento per creare all'interno del territorio una situazione più omogenea nei confronti delle famiglie, con l'obiettivo di offrire rette e quindi servizi più accessibili, in particolare ai nuclei con reddito medio-basso. 209 milioni lo stanziamento del Ministero dell'Istruzione per sostenere il sistema 0-6 anni all'interno del piano della buona scuola. 20 i milioni destinati all'Emilia Romagna, che ha deciso di dirottare l'investimento sui servizi 0-3 anni. 238.000 euro il fondo destinato al Comune di Faenza, che oltre a modificare il calcolo delle rette ha deciso di introdurre novità riguardanti la presentazione del certificato medico in caso di assenze prolungate per ottenere sconti sempre sulle rette. Dal Comune l'auspicio che l'investimento possa essere ripetuto dai prossimi governi in modo da continuare nella politica di contenimento delle tariffe. Il nuovo regolamento che è stato approvato ieri in Consiglio Comunale prevede due cambiamenti principali nel regolamento appunto dei medici di Faenza, il regolamento comunale, ossia la prima parte prevede che dalla formulazione attuale delle rette, formulazione che è basata su una formula aritmetica, che sulla base dell'indice produce la montare della retta, si passa invece ad una formulazione per fasce IGE, cioè detto in parole più semplici, si passa dal sistema appunto di formulazione aritmetica a una tabella, semplicemente una tabella che si articola per 40 fasce IGE e ad ogni fascia IGE corrisponde una tariffa specifica. Quindi famiglia vede appunto legge in maniera molto chiara, molto trasparente l'ammontare della retta per ciascuna fascia IGE. Chiaramente questo è propedeutico poi a una modifica delle rette. Noi stiamo studiando una serie di ipotesi, chiaramente cercheremo di abbassare quantomeno le rette medio-basse, le fasce IGE appunto medio-basse, per rendere più accessibile il servizio alle famiglie e per fare in modo che più bambini possano avere accesso a un servizio educativo. Mi prego sottolineare che il nido non è semplicemente un luogo dove si fa avanzato, dove si fanno giocare i bambini, è proprio un servizio educativo basato su un progetto del corso molto preciso, con degli standard qualitativi molto rigidi, che davvero sono un'eccellenza anche a livello nazionale. È davvero importante che le famiglie abbiano la consapevolezza dell'importanza che riveste questo tipo di servizio sin dalla primissima istanza, tutta la fascia 0-3 anni. La seconda parte della delibera prevede l'introduzione di una modifica, perché il vecchio regolamento prevedeva che per periodi di assenza dai 5 giorni in avanti la famiglia, per avere lo sconto del 5% sulla retta, dovesse presentare un certificato pediatrico. Ora, due anni fa il Ministero della Salute ha eliminato l'obbligo di presentare il certificato pediatrico ai fini della riammissione a scuola, ma il nostro regolamento continuava comunque a richiedere ai fini dello sconto comunque il certificato pediatrico. Cosa è successo? Che queste famiglie che poi chiedevano lo sconto in caso appunto di assenza del 5 giorni in avanti dovessero richiedere comunque il certificato pediatrico, che nel frattempo a Faenza in particolare, in altre città so che comunque non è la stessa cosa, comunque a Faenza ha assunto un costo di 30 euro circa, ma 30 euro, poi ci sono alcuni medici che richiedono un prezzo diverso e una tariffa diversa, ma insomma è diventato a pagamento. Ecco, le famiglie si sono un po' lamentate giustamente con il Comune, dicendo: ma come, io devo pagare il certificato pediatrico per avere uno sconto del 5%, che a volte non copre neanche il costo del certificato stesso. E quindi abbiamo voluto soddisfare questa necessità e rispondere a questo bisogno che nel frattempo si era manifestato. Tra parentesi, mi permetto di dire che non sono
molto d'accordo sul fatto che il Ministero della Salute abbia eliminato questo tipo di certificato, ma insomma così è, e quindi abbiamo pensato di introdurre un margine di 3 settimane, anche non continuative naturalmente, per le quali appunto non è necessario, cioè non è richiesto il certificato pediatrico e si ottiene comunque lo sconto sulla retta. Dopodiché, a partire comunque dalla quarta settimana, dalla quarta tranche, insomma, per così dire, di assenze superiori ai 5 giorni, allora ritorniamo a richiederlo, appunto per evitare, come è successo in altre città che hanno lasciato molti più margini, che poi ci fossero delle discontinuità educative sui bimbi, perché questi bimbi frequentavano con grande intermittenza il trimestre, ma non per motivi di salute, semplicemente per altri motivi.